L'amministrazione comunale di Giulianova ha reso noto il bilancio dell'anno 2021 relativo a tutto l'importo derivante alle multe, sanzioni, oltre ovviamente alle multe relative ai semafori. Ovviamente c'erano tante polemiche intorno soprattutto alle sanzioni semaforiche in tutti questi mesi, però dobbiamo dire che l'amministrazione comunale di Giulianova ha raccolto fino ad ora oltre 300.000 euro derivante a sanzioni relative al semaforo per un totale di 650.000 euro. Sì, questa è la somma che abbiamo raccolto, in gran parte è stata ed è dovuta alle infrazioni per i divieti di sosta, per le assicurazioni, per quelle che sono le infrazioni stradali. 300.000 euro circa invece attraverso i rossi semaforici che sono in funzione dal 2 di agosto, quindi per i 5 mesi. Nei due impianti del Bivio Bellocchio, quindi incrocio statale 16 e statale 80, è via Galilei e via Montello. E questo che cosa sta a significare? Sta a significare che l'azione preventiva è un'azione che oggi ha portato dei grandi risultati, perché solamente rispetto allo scorso anno sono ridotte drasticamente le infrazioni nell'impianto che l'anno scorso appunto era stato messo, che nel solo mese di agosto, quello con l'incrocio con via Montello, aveva segnato oltre 1200 infrazioni contro le 1500 di oggi in 5 mesi. Quindi l'azione preventiva è un'azione importante, abbiamo sicuramente incrementato la sicurezza e continueremo a farlo investendo, così come la legge prevede, queste risorse per migliorare le condizioni di sicurezza stradale. Ecco, assessore, all'appello ovviamente mancano i soldi che verranno raccolti per i mesi di novembre e dicembre, ancora con le multe e le sanzioni da pagare. Sì, due terzi sono state pagate, gli altri ovviamente usufruiscono della possibilità di pagamento entro i 60 giorni, quindi alcune multe di novembre e di dicembre verranno poi saldate in gennaio e in febbraio.